invitato qui grazie alla macchina del tempo. Mamma mia. Un signore che arriva proprio dal 750 avanti Cristo. Allora, incredibile. La macchina del tempo che adesso è fuori inquadratura, però è veramente impressionante. E benvenuto anche a lei. Buon pomeriggio. Mamma mia. Come se li porta bene, questa è la prima cosa che volevo dire. Perché vi ho detto di andare su YouTube a cercare numeri uni per vedere lui. Allora, sì, ai miei tempi, sì, la musica era proibita. Era proibita. Sì. Gli unici suoni che potevamo udire erano quelli degli animali. Sì. Il canto del gallo, lo squittio di un roditore, sì, il raglio dell'oca, lo starnazzo degli elefanti. Ma io non mi trovo. L'abbaio delle giraffe. Fa un po' di problemi. Non volevo interrompere una persona come lei, però. A noi, sì, a noi umani era vietato suonare o cantare in tutto il paese. Sì. Ma te la rat? Invece era un posto perfetto per noi artisti clandestini. Che cosa facevate? La chiamavano Tela Radio. Tela Radio? Ma questa è una scoperta incredibile. Perché c'era sempre musica lì. Dove? Dove? Nel deserto del Negev. Quindi proprio a sud del Mar Morto, dove hanno fatto le scoperte di cui parlavamo prima. No, come no? È morto? Chi? Il Mar Morto. No. Che notizia tremenda, me lo ricordo così in forma. Anche lei c'ha una certa età. Non il mare. Ma mi dispiace. Sì. No. No. Lì nel deserto era bello, però, perché i vigili urbani non facevano controlli. Ci credo. Non bisognava fare richiesta per esibirsi sul suolo, vedi, pubblico. Allora noi potevamo fare le prove fino a notte fonda. Bello. Qualcuno portava le birre, qualcun altro faceva i rustici. Ma già 2700 anni fa. Maledetta, però, perché poi qualcuno portava i gelati. I gelati. Ma la maledizione dei dei lo facevano sciogliere. Peccato. Dannazione. Poi da lontano, dal lontano Salento veniva un giovane cantore, la cui voce era potente e affilata come una scimitarra. Sì. Il suo nome era Nando Popu. Nando Popu. Nando Popu. Egli portava con sé. Cosa? Lo sapete? No. Cosa? No. In dote alcuni sacchi ricolmi di questa insalata esotica piena di fiori. Ma purtroppo nessuno aveva inventato le posate. Vedi. Ma noi artisti siamo creativi, allora ci ingegniamo. L'unico modo per assumerla era farne dei piccoli cilindri e infiammarli da parte davanti. Ho capito, tipo, vabbè, la sigaretta. E si non suonava, vorrei sminuire. Si suona Pink Floyd, i Pooh. Nel 2700 avanti. Dick. Addirittura. Con una canna, poi, avevo costruito un flautino. Questo. No, Maria, no, perché io ho esperienze passate con questi dal passato. No, no, mi piace tantissimo il suono del flauto. Ma fuma qua, fuma di là. Io spesso non mi ricordavo dove erano i buchi. Ma si vede che sta ancora un po' storto. Spesso stordito. Non mi ricordavo dove erano i diti delle mani per chiudere i buchi. Sono questi, cioè. Ma poi. Che denti che c'ha, mamma mia. Delle volte invece facevo della musica sublime. Oh, sublime. Ma è quella che vogliamo ascoltare. La volete noi sentire? Di numeri uni. Maria, sì. Sei sicura? Sì, Mauro, guarda che davvero. Sì, ma la musica sublime di 2700 questi anni fa. Questi riuscivano ad andare in estasi. One, two, three, con questa four. Musica. Vai. Mamma mia. Ma c'era già questa canzone, Mauro. Quattro è Corona. The Rhythm of the Night. Esorcizziamo. Guarda che ci sta. Ma 2700 anni fa. Ma mi piace che lo suona a distanza, tra l'altro. Si suonava in maniera diversa, si soffiava. No, perché vedi, lui muove la bocca. Ma in realtà lo... Mamma mia! Chiudiamo qua! Radio 2.